Oggi è una giornata di lutto per la Valtellina, si è spento il senatore Eugenio Tarabini. Lei ha avuto il piacere di conoscerlo e di conoscerlo come politico e di lavorare anche con lui. Come lo ricorda? Beh, apprendere questa notizia veramente mi ha molto addolorato, perché viene a mancare un personaggio che per noi è stato veramente fondamentale nella vita politica di tutta la Valtellina. Io ho avuto anche l'onore di essere nominato assessore in provincia nel breve periodo in cui ha retto anche le sorti della provincia come presidente, per cui a maggior ragione sono legato e riconoscente a tutto quello che mi ha dato, nel senso che l'introduzione nel mondo della politica lo devo a lui, no? Devo anche dire che lui ha sempre difeso i nostri interessi di Livigno come zona franca, anche quando c'erano degli attacchi abbastanza violenti contro la zona franca legata a varie vicissitudini. Il fatto è che comunque lui è sempre stato un grande nostro amico che ci ha difesi senza pretendere niente in contraccambio, no? Che nel mondo della politica di adesso questo è una cosa assolutamente unica, perché sappiamo tutti bene che la politica oggi, vediamo, è legata a mille interessi, a mille attenzioni di qualcuno e non sicuramente diretta al bene di tutti, come invece ha sempre concepito il nostro senatore Eugenio Tarabini. È stato eletto per 3 mandati consecutivi senatore e per 4 mandati deputato nel governo Andreotti, Cossiga, Spadolini, Craxi fino a Fanfani. Qual era il suo segreto? Tutti i personaggi della politica lui li conosceva, perché tra l'altro ha avuto il grandissimo merito di essere uno di quei politici impegnati in prima persona a seguire le cose. Ha avuto la nomina sottosegretario per tanti anni proprio perché aveva la premura di scendere a Roma regolarmente il lunedì per tornare a casa il venerdì, e voleva dire che lui era proprio molto diligente nel seguire, nel condurre l'incarico che gli era stato assegnato, e era particolarmente attento a tutte le questioni che gli venivano sul tavolo. E lui era sottosegretario sempre al tesoro, per cui dal suo ufficio passavano tantissime questioni che si potevano mettere anche molto in discussione, per il fatto che la politica cominciava già a quei tempi a fare dei provvedimenti senza che ci fossero tutte le necessarie coperture finanziarie. Era l'albore di un tipo di politica che oggi ci ha portati ad avere un debito pubblico altissimo, e questi nei principi del nostro senatore sicuramente non erano cose ben viste, non erano cose accettate di buon grado. Faceva perché la politica si era indirizzata in quella maniera, ma ha cercato sempre di difendere dei valori che avrebbero comunque portato l'Italia su una linea decisamente più corretta della gestione della cosa pubblica.
le cose sono andate come sono andate e chiaramente non rispecchiano quello che è l'andamento attuale, non rispecchia sicuramente quello che era i principi fondamentali di sua profonda convinzione. Io penso che quest'anno ha avuto comunque la soddisfazione di vedere tornare il suo movimento dei popolari retici, almeno in comune a Sondrio, per la limitatezza del campo d'azione che può avere il comune di Sondrio, ma comunque così una piccola soddisfazione di vedere i suoi ritornare in comune a Sondrio. Credo che sia poi stata l'ultima soddisfazione che ha avuto dalla politica, lui che di soddisfazioni comunque ne ha avute sicuramente molte, perché è stato protagonista di tantissimi provvedimenti che sono passati dal governo italiano, presidenti o socialisti o socialdemocratici o democristiani, ma comunque erano comunque sempre provvedimenti che ricevevano il suo benestare, il suo consenso, e di conseguenza vuol dire che ha dato un contributo molto, molto importante allo sviluppo di tutta l'Italia. Ha fondato i Popolari Retici e anche in questa occasione ha avuto modo di lavorare con lui, di avvicinarsi a questo movimento politico. È stato il periodo che praticamente è nata la crisi della Democrazia Cristiana. E in quel periodo, proprio al momento di fondare i Popolari Retici, io militavo nel CCD, poi ci sono stati degli sviluppi nel CCD, per cui alla fine poi, quando siamo usciti, è finita il mandato in provincia dal 2004 in avanti, allora ufficialmente sono entrato a far parte del suo movimento dei Popolari Retici, che non aveva, penso, almeno per quello che pretese, di allargarsi al territorio nazionale. Era un movimento al nostro interno della provincia, per quelli che erano o delusi o esclusi dalle forze che dominavano, come Forza Italia. Perché devo anche dire che, per la verità, Berlusconi gli aveva proposto di fare il ministro, che poi però declinò per il fatto che era presidente della provincia e non se la sentiva di dividere il suo impegno a fare il ministro e fare anche il presidente della provincia. Aveva optato per la presidenza della provincia, lasciato perdere la politica nazionale. Aveva già i suoi anni, e comunque era già, perché adesso ha 88 anni, compiuti il 30 maggio. E... quando è stata l'ultima volta che l'ha visto? Ci siamo incontrati per una scadenza elettorale. È stata fatta una riunione nell'ufficio di via, come si chiama? Via Nazario Sauro. L'orientamento era di scegliere fra le forze emergenti la linea politica anche dei Popolari Retici, perché era il periodo che era in auge Renzi, Matteo Renzi, e sembrava così che stesse trionfando, che stesse andando, e c'era da decidere se sposare quella politica o se era meglio rimanere su una linea diversa, in maniera da comunque riuscire
a dare un contributo positivo alla gestione della provincia. Ma devo dire che subito dopo quella riunione, poco tempo dopo sono cominciati un po' di problemi fisici e l'impegno chiaramente quando sono insorti dalle complicazioni fisiche, l'impegno non si poteva più pretendere che fosse quello di una volta, anche perché poi aveva anche i suoi anni e sicuramente l'età non gli permetteva di fare un'attività particolarmente intensa. Bisognava restare nell'ambito del gruppo che aveva voluto intorno a sé, che dovevano dare comunque la possibilità di partecipare alla vita pubblica della provincia. Ha lasciato un grande segno in provincia, qualche cosa la provincia, oltre che Livigno, insomma, gli deve a quest'uomo. Ma in provincia va ricordato, almeno per quello che mi ha più impressionato, il volere a tutti i costi la nuova strada. Io devo francamente riconoscere che lui ha voluto a tutti i costi un progetto importante. Peccato che il suo progetto poi non sia andato a realizzazione. No? Voleva le quattro corsie. Sì, beh, adesso dal progetto originario che lui ha sostenuto con decisione, abbiamo la tratta che va arriva fino a Cosio Valtellino con la doppia carreggiata. Però il progetto approvato dalla sua amministrazione prevedeva la doppia carreggiata fino a Sondrio. Purtroppo poi le vicende sappiamo tutti come sono state, che c'è stato l'avvicendamento con la Lega e il progetto è stato abbandonato e a quel punto la sua preoccupazione era stata comunque sempre determinata nel portare il progetto al CIPE in maniera di ottenere l'autorizzazione e di poter poi attingere al finanziamento dai vari bilanci dello Stato. Di fatto poi è stato il filo conduttore di quel progetto è stato poi stravolto, abbandonato e ci troviamo adesso che, vabbè, per fortuna almeno avremo una circonvallazione di Morbegno nuova, ma non è rispondente a quello che era il progetto portato avanti con decisione dal senatore Tarabini, e questo sia ben chiaro. Evidentemente se fosse stato ancora impegnato a Roma sarebbe riuscito a spuntarla, avendo solo tra parentesi, perché solo agganci non determinanti e decisivi, il progetto si è arenato, si è rotto per quello che era la sua totalità, no? Perché praticamente quel progetto prevedeva di arrivare con una strada completamente nuova fino a Sernio. Vedo che il discorso è stato totalmente abbandonato, non c'è più niente, no? Da Sondrio in su adesso si parla semplicemente della circonvallazione di Tirano, ma di altre cose non se ne parla più. No? Altro grande cavallo di battaglia della sua carriera di politico e amministratore è stata quella
di realizzare la superstrada di Lecco. Io sono convinto che se non ci fosse stato lui, ben difficilmente sarebbe giunta a realizzazione questo progetto, perché lui si impose, mi ricordo in modo particolare con il ministro Nicolazzi, si imponeva perché insieme ai vari finanziamenti che doveva approvare il Ministero dei Tesori nel settore dei lavori pubblici, faceva passare tutti i programmi del ministro Nicolazzi, però ogni volta batteva cassa anche a favore della Valtellina, e sicuramente è da considerare l'artefice unico di tutta questa grande opera, che alla Valtellina veramente ha portato un gran bene, per il fatto che la superstrada ha risolto radicalmente i problemi di circolazione sul lago, sul ramo del lago di Como, tra Lecco e Colico. Era diventata una cosa veramente impossibile, e lui invece decisamente affrontò il problema e lo risolse. Valentino, che idea aveva il senatore Trabini di Livigno? Lui, credo, almeno per quello che erano gli orientamenti dei primi anni in cui faceva vita politica attiva, perché si è dedicato praticamente alla politica da molto giovane, no? Il fatto di vedere tante difficoltà per raggiungere Livigno, di avere tanti problemi, ha sempre mosso nel suo operare un atteggiamento di attenzione per Livigno, e ha avuto anche poi successivamente, quando le cose si sono evolute, si sono cambiate, ha sempre seguito Livigno, l'ha sempre difeso con grande energia, no? Mi ricordo la mia esperienza personale in qualità di sindaco di Livigno, dal momento che ogni anno c'era da fare approvare dal Ministero delle Finanze quello che era lo stato di privilegio di Livigno. Mi ricordo che, per esempio, con il ministro Reviglio, il ministro delle Finanze, ci furono delle grosse difficoltà a far passare il provvedimento relativo alla riconferma della zona franca di Livigno. E io devo dire che è grazie a lui che la questione si risolse senza troppi rumori, perché lui personalmente si schierò deciso con Livigno contro il ministro che voleva cambiare delle cose. Invece poi anche nella gestione delle finanze di Livigno, lui condiscese ad aumentare i diritti speciali sui carburanti e sulle sigarette, ma soprattutto sui carburanti. Abbiamo fatto un incontro a Livigno in questo senso, e veramente aveva dato il suo benestare a portare avanti una strategia di autofinanziamento del comune di Livigno attraverso i diritti speciali, perché c'era una, invece prima c'era una certa resistenza, perché non si voleva caricare eccessivamente di diritti speciali, di costi, specialmente parliamo della benzina in modo particolare, no? Perché era un bene che veniva consumato moltissimo anche dai residenti, e andare ad aumentare
troppo il prezzo sembrava una politica controproducente, no? Invece si era insistito per aumentare di più, e anche su quella questione lì ci mise una buona parola per mandare avanti il rinnovo. Mi ricordo che ai miei tempi c'era il problema di rinnovare il contingente dei tabacchi, ogni anno era una battaglia, no, da fare al Ministero, perché il provvedimento non arrivava mai, le sigarette a quei tempi venivano distribuite in modo diverso da quello che si fa adesso, si arrischiava di fare tutto l'inverno senza un rifornimento di sigarette, perché non era pronto il provvedimento a Roma, perché il Ministero delle Finanze doveva fare il provvedimento e non arrivava mai, e allora c'erano dei seri problemi. E lui ogni volta doveva andare, perché non era del suo ministero, del ministero del tesoro la competenza, era il ministero delle finanze, Giualeo. Però ogni anno, magari con più o meno difficoltà, comunque il provvedimento arrivava, e questo era l'essenziale per noi, no? Dopo però resta sempre il fatto che si è voluto, negli anni si è voluto molto modificare questo discorso, ma quello è un'altra storia, no? Perché il discorso della liberalizzazione, direi, del contingente dei tabacchi arrivò grazie al fatto che l'onorevole Paolo More era sottosegretario alle finanze, e fu quello un passaggio che sbloccò definitivamente la situazione, perché però dobbiamo dire che erano in stretta sintonia i nostri due rappresentanti politici, non c'erano conflitti assolutamente, no? Per cui già quel discorso praticamente riceveva anche il consenso di Tarabini, perché effettivamente lui aveva un peso. L'ultima cosa che non potrò mai dimenticare è che la strada di Foscagno stava per essere passata alla provincia. Lui si premurò, era già presidente della provincia lui, e si premurò immediatamente di contattare il senatore, segnalatore Rognoni, perché era una sua conoscenza diretta e aveva titolo di domandargli un piacere per far cancellare dal provvedimento dello Stato il provvedimento di cancellazione della strada di Foscagno, della 301 del Foscagno, di farla passare dalla gestione ANAS a farlo passare alla gestione della provincia. Difatti nel provvedimento che fu pubblicato sulla Gazzetta si notava la differenza dei caratteri che erano stati usati nel correggere questo provvedimento e cancellare la strada di Foscagno. Per cui aveva ancora dei buoni amici in giro e aveva potuto domandare di fare questo intervento in estremis, perché il provvedimento era già licenziato e ha fatto fare la correzione così all'ultimo minuto. Politico serio e severo, come uomo invece com'era? Sapeva anche in qualche modo trasformarsi? Se guardo la sua famiglia, noto che ha
ha una bella famiglia, un'ottima famiglia, apprezzare moltissimo anche la signora, perché effettivamente credo che per lui sia anche stato lei molto importante, però i valori della famiglia, valori anche della religione, così per lui erano intoccabili, per cui era veramente una persona eccezionale in questo senso.